posizione della sala. Grazie. Adesso io sono un po' emozionato per questi 2 o 3 minuti o quanto, non so quando ce ne indagheremo per la televisione, per 2 ragioni. Prima di tutto perché non prevedevo di essere io a fare questa benedizione, se no mi sarei anche vestito un po', non perché le benedizioni passano per i vestiti, però mi sarei portato un camice, ma pensavo che parroco in quanto parroco, ma non solo in quanto parroco, in quanto in un certo senso la parrocchia è stata artefice di questa opera, lo facesse lui. Però sono stato pregato dal sindaco di farlo io per le possibilità del parroco, lo faccio molto volentieri, scusandomi appunto per questa improvvisazione. La seconda ragione per cui sono un po' emozionato, dicevo adesso con la signorina, negli anni tra il 1952-53, così all'inizio degli anni 50, insomma prima del 55, qui in questo luogo, proprio stando in mezzo avanti, ho fatto la mia prima esibizione in pubblico, perché facevamo del tempo di Natale, una specie di intrattenimento natalizio, e allora a me toccava leggere un testo profetico evangelico che riguardava il Natale. E beh, mi ricordo appunto di questo, che tanta era l'emozione e la paura che non vedevo nulla, cioè non vedevo solo qui la prima fila, poi l'altro mi confondevo tutto. Allora questa è stata la mia prima apparizione, voglio dire, in pubblico della mia vita, per questo sono emozionato anche, e perché per quelli della mia età, ma anche per quelli, credo, molto più giovani di me, questo luogo qui, questi luoghi parrocchiali sono veramente stati la scuola della nostra educazione, della nostra formazione, il rincorso, il dirsi ai ragazzi, di sfidare, di rovinare, era stata proprio la nostra vita. E questo, per concludere questa breve introduzione, mi quasi obbliga, nel senso che mi sentirei quasi in colpa se non ne facessi, se lo facessi, a ricordare Don Ferruccio Luciani, Monsignor Ferruccio Luciani, che di questa località è stato il costruttore, ma di tante altre opere della nostra parrocchia e del nostro territorio. Quindi... vi ringrazio proprio per lui, sono veramente emozionato, può essere che qualcuno ricordi ancora il cappellano di Ontario Gallarà, poi anche Don Egidio Bernabei, noi siamo vissuti in quel contesto, veramente credo che essere emozionati sia normale. Non è che approfitto con l'occasione per provocare il sindaco, ma l'amico forse non lo potrei anche permettere, ma per dire, più volte passando qui e costeggiando o da là e quindi la tua destra o da qua e quindi c'è la tua sinistra, ho pensato, e se si guarda anche come egli con Ferruccio a fatto della nostra piemania quasi una cattedrale, ma perché non intitolare a Don Ferruccio questa via qui che egli in un certo senso ha costruito, perché dopo mi ha fatto queste opere, potrebbe essere anche un modo per onorare i nostri antenati. Noi viviamo in un tempo in cui bruciamo tutto e consumiamo tutto senza vivere, come si dice, in nessun tempo e in nessun luogo. In questo tempo viviamo dappertutto e da nessuna parte. Forse potrebbe essere un'idea di dedicare a lui appunto questa via che vi sopra. Scusate, grazie, adesso procediamo alla benedizione. Vi invito, se avete possibilità, di alzarvi in piedi per un minuto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Prima di benedire, vi invito ancora a recitare insieme un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria Padre, e anche l'eterno riposo per quelle persone che ho ricordato, perché la gratitudine per i morti è anche preghiera nei loro confronti. Thank you.
Ricordo che andavamo per vedere il cinema senza lira, senza niente, facevamo qualsiasi cosa, qualsiasi servizio per poter vedere un cinema gratis. Dunque, io ricordo che quando ero giovanotto ho visto il film intitolato Ben Hur e ricordo pure che il parroco Don Ferruccio disse dentro la chiesa che questa sera ci sarà un bel cinema con una pellicola che addirittura è 400 metri lunga. I macchinisti erano Gualtiero Vitangeli, ex dipendente del comune, mi pare che faceva quello lì, e successivamente Mario Luciani, fratello carnale di Don Ferruccio. Ricordi, eravamo bambini e andavamo al cinema, ma era, per noi era un'eccezione, dice, sai, stasera mamma mi porta al cinema, quindi andavamo su per i posti, no? Andavamo, entravamo, poi dopo lì, dai, che adesso ancora non c'è nessuno. C'era Don Ferruccio che era, non so, era stato lui a fare questo affare. E quindi ci andavamo, ma una volta ogni passata di papa, perché cioè, io ci avrò avuto 10 anni, quindi andavamo su con la speranza di poter entrare senza pagare. Ma questo signore stava sempre piazzato lì e se faceva in tempo a entrare, dopo 5 minuti veniva là, ci chiappava via e non c'era verso. E andavamo al cinema alle due e mezza era inizio il primo spettacolo e poi era tutto continuato. Io prima delle 8 a casa, se ci si faceva, non tornavo perché li rivedevo minimo 2 volte. Lo schermo era alla posizione contraria da come sta adesso, quindi il proiettore logicamente stava alla parte inversa. Poi quello che ricordo che era un palchettino in quella, sopra al proiettore, diciamo, c'era un palco con poche sedie, perché lì sotto c'era un tronco conico per proiettare più preciso sullo schermo che si trovava davanti. E noi ragazzi, purtroppo, non è che quella volta i soldini non c'erano. E allora per l'unico divertimento era questo film che c'era in programma. Allora si entrava gratis chi era andato a messa, perché la messa dei ragazzi era alle 8:30, ma qualcuno piaceva dormire, allora che faceva? Se andava da quello che c'era andato e si faceva spiegare chi ha detto la messa e che predica aveva fatto. E per cui se combinava entrava a vedere il cinema, altrimenti fuori. Tra gli operatori della macchina che si sono alternati, al mio ricordo, sono, dopo quelli che sono stati citati, Perozzi Alberto, detto Peciù, con l'ausilio di Vitangeli Claudio. Poi di questi, quello che mi ricordo che Bravi, è subentrato Bravi a Pio Adamo. Poi altro non ricordo, perché dopo ho cominciato io a essere un po' più anziano, quindi non ricordo. Tra i tanti personaggi che facevano funzionare questo cinema, c'era un certo Silvano Vitangeli che aspettava giù alla corriera la cassetta delle pellicole. Da solo se la metteva in spalla, la portava su in piazza e poi, finito lo spettacolo,
aspettava ancora il riavvolgimento, la ricomposizione delle pellicole, ricaricava tutto e la riportava al posto dove l'aveva presa, cioè davanti al garage di Fu Giulio Vitali. Infatti questa sala ha una discreta storia alle spalle e questa sera, in occasione della sua riapertura, la ricorderemo insieme. Il Cinema Famiglia, questo è il nome dell'epoca, nasce nel 1937, grazie alla volontà, come ha detto Don Paolo, l'impegno ed il lavoro di Don Ferruccio Luciani, parroco della parrocchia San Giovanni Battista dal 1933 al 1971. La struttura originaria, come avete sentito da uno dei protagonisti intervistati nel video, era diversa da quella attuale e la posizione dello schermo era invertita. Riusciamo a risalire con certezza alla data di nascita del cinema grazie ad una lettera rinvenuta nell'archivio parrocchiale. E qui apro una piccola parentesi per ringraziare il nostro parroco Don Francesco per averci aperto gli archivi e per averci concesso questa sala, ed Alberto Vitali per il lavoro paziente e certosino di consultazione e ricerca. Ma tornando a alla lettera, Don Ferruccio la scrive il 19 aprile 1967 al presidente ed al consiglio dell'agroloco di Penna San Giovanni. Ed ora vi leggo qualche frase. Don Ferruccio dice che il teatro, il cinema non ha mai avuto scopi di lucro o commerciali, ma solo educativi e di onesto sollievo delle famiglie. Pensiamo che erano i tempi della guerra. Ma in questi ultimi tempi, continua, si è avuto un arresto di pubblico e si chiede quale possa essere il motivo. Lo attribuisce in parte alle difficoltà economiche dovute alla mancanza di industrie locali e al desiderio di evadere, favorito da altri centri di attrazione e dalla facilità di spostarsi per la larga dotazione di mezzi di trasporto. Pensiamo che erano gli anni del boom economico e probabilmente i giovani pennesi avevano voglia di conoscere cinema diversi da quelli di Penna. Così Don Ferruccio chiede un contributo per sostenere il cinema all'agroloco, dicendo che il cinema funziona già da 30 anni nel 1967 e che è stato tra i primissimi in tutta la vasta zona montana, pedemontana e della vallata del Penna. Quindi diciamo che a quei tempi eravamo molto all'avanguardia. La programmazione del cinema comprendeva spesso film di successo dell'epoca che arrivavano con qualche anno di ritardo dall'uscita per risparmiare sulle spese. Vi cito alcuni titoli dei più famosi dell'epoca: Campo di Maggio, Ben-Hur, Passaporto Rosso, Gli Ammutinati del Bounty, La Porta d'Oro, Voglio Vivere Così, X3 Chiama Brigitte. Ed a proposito di questo film, durante la consultazione dell'archivio parrocchiale è emersa una nota curiosa. All'epoca esisteva una commissione regionale revisione film per le diocesi marchigiane ed in una circolare del 1964 si legge la seguente disposizione. Quinto rullo, togliere brevissima scena della protagonista che si spoglia dopo l'acquazzone. Anche il film Maciste, gladiatore di Sparta, incorre nella censura della commissione con il seguente commento: abbreviare moltissimo per primi piani di Olimpia, esageratamente scollata la sequenza del dialogo con Maciste. Sarebbe curioso vedere qual era la scollatura esagerata. E da questo punto ricordiamo che, come accennava anche Cristina nell'intervista, in quel periodo alla donna erano concesse meno possibilità di svago di quelle concesse agli uomini.
Così il cinema era frequentato più da uomini che da donne, che non andavano mai da sole, ma sempre in compagnia di qualcuno, un'amica, un fratello, una mamma. Ciò riflette la condizione sociale femminile dell'epoca, ma questo apre un argomento diverso di cui non è il momento di parlare. E intanto facciamo un salto avanti ed arriviamo al 1972. Con il parroco Don Lauro Marinelli, la tradizione del cinema non muore, anzi, la sala viene sistemata e restaurata con la partecipazione volontaria dei giovani del luogo. Il nome diventa Cinema Cometa, in occasione del passaggio della cometa Kubrick. Fra gli anni 70 e i primi anni 80, con la gestione del cinema da parte di Don Lauro, vari film di successo furono proiettati in questa sala. Ad esempio, Amore mio aiutami, diretto ed interpretato da Sordi, Contestazione generale con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Alberto Sordi, Fratello Sole, Sorella Luna, diretto da Zeffirelli, scomparso proprio in questi giorni, Nini Metallurgico, Bianco, Rosso e Verdone, e questi sono solo alcuni dei titoli più importanti. E negli anni si sono succeduti alla macchina del cinema proiezionisti ed aiutanti. Oltre a quelli citati nel breve video iniziale, dobbiamo menzionare Giovanni Luciani, Pio Adamo Bravi, Augusto Puliti, Lucio Gentilucci, Mario Gallucci e Giuliano Burocchi, che ha fornito del materiale che in seguito verrà esposto come i carboni delle pinze nella sala più accanto, dove sono già esposte dei reperti che sono stati ritrovati tra il cinema e gli archivi della parrocchia. E vedremo ora un altro video, perché in questi anni la sala del cinema è stata utilizzata per recite scolastiche, piccoli eventi e dal gruppo nei idee nuove. Thank you.
walk on line. It ain't easy to walk on line. Molto importanti per l'epoca che questa sala rappresentava.